La ragazza che ha detto no alla cellulite, che ha detto no alle doppie punte, la nostra Laura Esposto! La nostra esperta di gossip internazionale. Ciao Gene, ciao Gene. Ma perché non ci frequentiamo io e te? Ma lo sai, Gene, io per te ho una stima grandissima dal punto di vista professionale, te lo dico sempre, però insomma frequentarci... Ma magari la stima si trasformerebbe in passione, dici? Magari... Io ho una pensioncina a Jesolo, fanno mezza pensione. Sì, ma di averla già sentita. No, questa non era Jesolo, 20 euro a testa, va bene, ne metti 10 di benzina tu, 10 di benzina io, andiamo insieme. Guarda, potrei quasi quasi dirti sì, però purtroppo niente, devo rifiutare la tua offerta. Va bene, allora tu che sei abituata al jet set, io ho saputo di questa cosa di Adriano che è stato picchiato della sua fidanzata. Sai, hai visto? Qualcosa? Vedi, le donne ormai picchiano tutti i fidanzati. Picchiano, certo. Sì, guarda, ho fatto appena 15 ore di volo, sono ritornata stanchissima da questo viaggio, vorrei dire, proprio per capire che cosa stesse succedendo. Addirittura. Infatti, che lei si è presentata a una festa ubriaca, lui era ubriaco. Sì, no, praticamente sì, insomma, c'era Adriano che stava organizzando una festa, una delle sue festicciole molto tranquille. Certo. C'era un paio di narcotrafficanti, 200 porno star, è arrivata anche Pamela Anderson e poi c'era anche Di Girolamo, insomma, quindi. Cosa molto tranquilla. Fatto sa che a un certo punto arriva la sua fidanzata, la Macado, ubriaca, ha incominciato a piantare un casino pazzesco, lanciare le pietre, Gene, ha lanciato persino le pietre. Pensa che lui prima di questo episodio era indeciso se sposarla o meno. Quindi è saltato il matrimonio. No, in realtà no, perché quando l'ha vista ubriaca lanciare pietre ha detto: cavolo, questa è la donna della mia vita, anche perché sai, Gene, è molto difficile trovare una donna che condivida le tue stesse passioni. Adriano lo sa bene, quindi adesso lui è a posto, si sposerà. Speriamo che non si tirino le pietre. Ma speriamo che ci inviti al matrimonio, certo, vecchio Adriano. Speriamo. Grazie Laura. Grazie a te. Colleghiamoci subito con Nosotti. Marco Nosotti.